Per quale motivo abbaia in quel modo? Come? Ok. Immaginatevi, si avvicina un cane che vi arriva e fa. È bruttissimo. Madonna, se mi sento nei vicini penseranno, ma questo è malato. Lo so. Oggi, ragazzi, daremo un'occhiata ad un paio di video belli che ho trovato su internet. Getting revenge on my girlfriend? Sorry. Ok. Just kidding, I don't have a girlfriend. No! Che poi, ok, non voglio essere cattivo, però mi è venuta una battuta troppo bella, quindi perdonatemi. Ma secondo voi, in questo caso, se questo tipo dovesse trovare una ragazza, la ragazza troverebbe letteralmente la sua dolce metà, secondo voi? Ecco, voi come ho mandato mio marito dal dermatologo. Vediamo. Ah, oddio, gli ha fatto proprio i cerchietti con le cose. Ok, questo è come è tornato a casa. Gli avrà tipo risposto. Ok, va bene. Ottimo dalla parte della dermatologa, comunque, che ha più o meno capito cosa avrebbe dovuto fare, ecco. L'ho preso per un test. Eh? Aspettate, un dermatologo tipo staccare i nei per prendergli come test? Cioè, staccare, non lo so, tagliar via. Che cavolo ha fatto? Sono leggermente confuso, posso dirvelo. Esperimento epico. Oh, questa roba non finisce mai bene. Ma non ho capito, si sta tipo tingendo i capelli questo gatto. Perché sta messo così? Vedete, tipo il gatto dietro il parrucchiere si sta assicurando che vada tutto quanto bene. Più che altro sì, ragazzi, evitate di fare questa roba nel caso doveste avere del metallo fuso in casa, ecco. Sapete che a YouTube non piace quando giocate con il metallo fuso in casa, perché se non succede letteralmente questo, vi vola addosso. Potrebbe apparirvi un gatto con dell'alluminio sopra dal nulla, ecco. Nessuno vorrebbe una situazione del genere, vero? Prova a usare l'elio. Madonna. Say less. Ok. Let's do this. Did it work? Eureka! So this is what it feels like to have a high voice. Ma non è I neanche hate. alta questa voce, madonna. È così che ci si sente ad avere una voce alta? No, per niente. In teoria so che ci stava anche un gas che vi rendeva la voce molto più bassa. Non mi ricordo qual era, però sarebbe veramente interessante sentire una voce come la sua con una cosa che ti abbassa ancora di più la voce. La roba ghiacciata è stupenda. Bellissimo. Ragazzi, vi giuro, sto adorando. Ai tempi, quando vivevo in Polonia, questa roba la facevo giornalmente. Tipo, ogni volta appena trovavo una pozzanghera congelata, i miei piedi erano il loro nemico naturale, madonna. Vi giuro, penso che questa è una cosa che possono capire solo le persone che vivono al nord. Però far scricchiolare una pozzanghera congelata con il piede è meglio che schiacciare le foglie d'autunno. Come staccare un dente in maniera creativa con la pistoletta dei Nerf, ok? Vediamo. Vediamo se ha funzionato. Penso di sì. Sì! Sarò sincero, sono rimasto più scioccato io che il bambino. Più che altro adesso non si sa che fine avrà fatto il dente. L'avrà tipo sparato nell'oblio. Ha preso e ha letteralmente ucciso la patina dei denti con quella roba. È bello come ogni volta riescono a trovare metodi creativi per farsi strappare i denti. Solo io sono stato quello normale che praticamente se li toglieva con le dita. Che poi io veramente non riesco a capire questa cosa perché fa male. Io non ho una singola memoria di un dente che mi sia caduto senza che facesse male. Poi invece vedete sti ragazzini che gli staccano i denti e loro prendono e sorridono. What? Pensavo che il mio cane fosse morto. Oh mio Dio. Tano. Doctor. Ok. Con tanto di lingua di fuori. Doctor, you're alive? Doctor. Titan. Titan. Ok. Oh, you shit. God. Why do you not respond when I shake you and grab you? I didn't even see you breathing under all that chunk. And look, you're starting to break out again. You shed 3 times a year. You're broken. È bellissimo come era completamente morto, però appena tirato fuori il cibo. Ok? Ogni tanto gli animali hanno questa tendenza di morire completamente a caso, che non rispondono a niente e così via. Ho visto altri video che sinceramente ho perso, però tipo del cane che lo alzava e questo qua ricrollava più volte. Doveva prenderlo e scuoterlo per risvegliarlo, cioè sono cose assurde. No, comunque vi posso dire che per mezzo secondo mi è venuto il dubbio, tipo non è che è effettivamente morto? Questo, vedete, sono gli snack che l'hanno riportato in vita in realtà. Questi Scooby Snack rianimerebbero pure un cadavere. I tuoi denti non sono degli strumenti. Perché fa Say that again. If you bite your nails, chew things that aren't food, like ice, bottle caps, pencil, or tear things open with your teeth, constant pressure of those hard things can break your teeth. Basket. I love it. Pep's the best. Pep's the best. No! È stato
cazzo perfetto, mamma mia. Pepsi the best, Pepsi the best. Io che per un attimo mi stavo preoccupando, perché effettivamente, cioè, io mordo le unghie, ma lo faccio per il nervoso, ok? Non lo faccio apposta, sto cercando di smettere. Già stavo pensando, ok, finirò senza denti, ma sono contento che il signor Pepsi the best mi abbia migliorato la giornata, ora non ho più paura. Mi sento in colpa per questo tipo. Some broke dude just put $1.68 in his tank, man. He's so broke. Questo penso siamo tutti quanti noi adesso in questo momento, con i prezzi della benzina eccetera. Vabbè che recentemente si sono già un po' più tranquillizzati, però davvero. Poi adesso che ci penso, con un euro di benzina neanche tornate a casa dal benzinaio che vi finisce, quindi veramente non aveva senso farlo. Ecco come mi immagino come la gente bassa scende dalle loro macchine. Quella cosa, no! Si sarà salvato secondo voi? Quella caduta mi è sembrata almeno di 500 metri, oh mio Dio. Ma questa roba laser a che cosa servirebbe? Cioè, tipo un trattamento per l'acne o per qualcos'altro? È bello da vedere, nonostante tutto, ma non capisco per cos'è. In realtà tipo gli sta facendo il codice QR in faccia. No, comunque non ho capito, sembra essere un trattamento per l'acne, ma questa persona non mi sembra chissà quanto affetta dall'acne. Forse funziona così bene, boh. Chissà la sensazione che sentite quando te lo fanno, se fa male o meno. Mi ci è voluto più di 2 ore per fare questa roba. Cioè, sta letteralmente mettendo le mani all'interno della cera. Che poi non ti fa male comunque a fare queste cose. Deep 25. Oh, wow, 50 strati, 100 strati. Ok. 153 strati, guardate la sua mano. No, si è rovinato. Peccato, mi sarebbe piaciuto vederne di più. Che figata comunque, sembra stranamente soddisfacente questa roba. Quando la tua faccia non coincide con la tua voce. Oh, wow. Wow. Princesa, che te passo? Princesa. Ragazzi, questo video l'ho visto, è bellissimo. Ok, i messicani a quanto pare pensano che i gufi siano delle streghe, e per questo motivo, diciamo, li cantano delle canzoni popolari per scacciarle, no? Ma questo video è letteralmente la perfezione. Mio Dio, ragazzi, quando l'ho visto la prima volta sono morto dalle risate, guardate. Questo gufo prende, ascolta la musica e si mette a ballare, è fantastico. Guardate, guardate adesso, ecco, questa è la parte migliore. Questo è proprio vibando duramente, mamma mia. Non so neanche se si dice così in italiano, ma guardatelo. Arriva lì e fa così, stupendo. Più che vibando duramente, vibando di brutto in questo caso. Però vabbè, dai. Tendo troppo a tradurre dall'inglese all'italiano spesso. Quindi tipo vibing hard, duramente, ecco. Però vedete, è questo purtroppo l'effetto che mi fanno i gufi che ballano. Finalmente una buona decisione. Ok, dai. Dai che ce la fai. Oh mio Dio, che ansia. Oh, l'abilità di salto dei gatti è stata nerfata. Ah, ecco perché. Beh, effettivamente questo qui potrei essere io, che cerco sempre la soluzione più difficile quando ho quella molto più semplice davanti a me. È il tratto tossico del mio personaggio che utilizzerò come caratteristica che mi definisce, ok? Questo è stato il fan c***o, me ne vado via da qui, più formale che abbia mai visto in vita mia. Ok. Va bene. Ok. Allora, posso dire che è la prima volta che vedo qualcuno che tipo si apre la porta da solo in questo modo, però va bene. Allo stesso tempo devo ammettere che è stato molto bravo, eh. A parte il fatto che quel fulmine, guardate.